È giunto in aula l'assestamento al bilancio preventivo 2011 della Regione Emilia-Romagna, una manovra di mezzi regionali propri da 72,2 milioni di spese correnti e 28,2 milioni per gli investimenti 2011-2013. A fronte di tagli di trasferimenti consistenti, ha ribadito in aula la vicepresidente della Regione con delega alle finanze, Simonetta Saliera, abbiamo deciso di fare delle scelte selettive che puntano a sostenere la ripresa economica. L'assestamento conferma la direzione spesa con il bilancio di previsione 2011. La maggior parte della manovra regionale, 60 milioni, è destinata a integrare le prestazioni sanitarie aggiuntive ai livelli essenziali di assistenza per garantire continuità all'elevata qualità dei servizi in questa regione. Altri 8,5 milioni sono pure destinati anche al socio assistenziale per i programmi di ristrutturazione e sviluppo di strutture, attrezzature e tecnologie. Poi 9,5 per gli interventi triennali del piano telematico, 7,5 dei quali destinati a ridurre il divario digitale tra territori periferici e aree urbane, poi 8,7 milioni al piano di azione ambientale 2011-2013. Altri 7 milioni che la Regione ha incassato nel maggio scorso dall'Unione Europea saranno destinati al reinserimento di lavoratori espulsi dal ciclo produttivo. Ci sono anche 4 milioni per interventi straordinari sulle strade, anche comunali e provinciali, danneggiate da frane e maltempo, 2 milioni per promuovere la green economy negli investimenti delle piccole e medie imprese e infine 2 milioni per lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio, di difesa del suolo e della costa e opere di bonifica.